Di ogni film ti rimane dentro tante cose, porti dietro il personaggio nella tua vita, no? Un po', quindi rimarrà soprattutto l'esperienza intanto di aver passato queste settimane qui in questa terra. Abbiamo potuto, non troppo perché sto sempre sul set, diciamo che tutto il giorno giriamo, quindi non è facile poi riuscire ad andare veramente a visitare, no, i luoghi belli, ma ho avuto la fortuna di fare alcune scene proprio alla Valle dei Templi. E poi oggi bellissimo il Castello Incantato, insomma siamo riuscite perché il film racconta anche di questo, proprio di Sciacca, perché appunto si svolge, è una commedia che tocca anche temi profondi ma che vuole divertire e vuole far sognare, soprattutto di ritrovare le radici e i valori perduti, perché quasi tutti i personaggi hanno un arco narrativo un po' che li riporta alle origini. Il territorio quanto incide in questa storia che voi raccontate? Tantissimo, perché a parte si chiama Sicilian Holidays, quindi vacanze siciliane, proprio ma non si tratta solo di vacanze, perché per qualcuno saranno vacanze ma tornano cambiate. Addirittura nel mio personaggio, che sono una donna siciliana che vive però a Londra da tutta la vita, perché si è da piccola comunque si è trasferita a Londra e torna con il marito riscoprendo questo il vero attaccamento alla propria cultura, quindi alla propria terra. Questo film sta coinvolgendo tante persone del luogo. Le era mai capitato nella sua carriera in altri film di essere protagonista anche in questo senso di una produzione? Cioè di tanto popolare, di tante comparse di qua, diciamo. Ma sempre, perché per fortuna un film mette, no, le radici nella popolazione, cioè nei luoghi dove andiamo, quindi nel paese dove siamo, portiamo scompiglio perché siamo sempre tanti che ci muoviamo con i nostri mezzi tecnici, eccetera. Però la gente, devo dire che è molto accogliente, questa è una terra dell'accoglienza, è la terra. Ho fatto un film qui, si è stata abbandonata nel 63, quindi quasi 60 anni fa. Mamma mia. Mia. E allora era ora, non aspettiamo altri 60 anni. Succede a Stefania Sondrelli. Ma guarda, è un onore incredibile, perché Stefania ha avuto anche la fortuna di lavorarci ed è una grandissima donna e una grandissima attrice. Io mi sto trovando molto bene, conosco la Sicilia, questa parte di Sicilia la sto scoprendo meglio adesso e questa è la fortuna del mio lavoro, che mi porta in luoghi regalandomi, no, esperienze lavorative, però anche che ti porti dentro nella vita, che ti sono lavorative ma anche personali e formative. Il reduce dal Festival del Cinema di Roma, ecco, si può parlare di una effettiva fase di rilancio già iniziata nel post pandemia del cinema italiano? Qui c'è in questi giorni anche grande interesse per il film di Servillo, Ficarra e Picone. Ma io penso che la gente abbia bisogno del cinema comunque, perché a parte i film che vediamo in televisione, quello ci siamo anche un po' stancati di stare sui divani. E il riscoprire proprio il piacere, il rituale di andare al cinema è un regalo che gli italiani, alcuni si stanno iniziando a fare, altri a rilento, perché comunque non c'è ancora una vera campagna di rilancio del cinema. Io parlo a livello istituzionale, ancora fa fatica, nonostante film bellissimi che stanno uscendo e che stanno anche andando bene, il film dell'Archibugi appunto sta andando molto bene, quindi si capisce che gli italiani hanno voglia di tornare al cinema a vedere bei film, anche il meraviglioso film di Paolo Virzisi, Città, che ho visto da poco, quindi ecco, hanno voglia di tornare al cinema, ma bisogna fare un po' di politiche, di convogliare il pubblico.